Sì, sono assolutamente due leggende in questa bellissima serata, un cartellone veramente stratosferico per la 19ª edizione di Kickboxing Superstar. 10 anni di Kickboxing Superstar, eh? Tu sei il coproduttore del titolo, dobbiamo dirlo, eh? La dobbiamo notte dire che a fare matchmaking. Abbiamo visto veramente tanti match, tanti campioni, ma devo riconoscere che questa sera ne stiamo vedendo alcuni che sono veramente eccezionali. Stiamo guardando per esempio adesso Stefan Leko. Questo è Moussa Sissoko, una leggenda. Ricordiamo che a Milano peraltro ha vinto il famoso torneo mondiale, guardate, Stefan Leko, tiratissimo. Altro che è avanti con l'età, questo qui è... Ricordiamo che ha incontrato tutti i più forti del mondo, eh? Lebanè, ha messo knockout Badari, insomma. Tutti i numeri uno ha incontrato, è vero. Sì, e sì, poi sì. Dobbiamo ricordare anche che ha vinto il titolo mondiale del K1 per ben due volte. E anche il torneo di Las Vegas. Certo. Il torneo di Las Vegas, uno dei più rinomati in assoluto. Beh, Sissoko nella categoria fino a 85 kg praticamente imbattibile. Adesso è 3 anni che non combatte perché tutti vogliono tentare l'avventura del K1, quindi i super massimi. Ha fatto il peso oltre 100 kg, ha fatto la 100 kg e... Sì, perché effettivamente... Anche i soldi hanno un certo peso. Beh, i soldi, il fascino, la popolarità, ovviamente diventare campione del K1 e super massimi, indubbiamente per tanti può essere veramente un traguardo da raggiungere, ma non per tutti. Lento. Ma infatti la curiosità è capire se uno come Sissoko, che ha vinto tutto, campione d'Europa dal 96 al 99, campione del mondo del 2001, 2003, dal 2003 al 2005 ha vinto il torneo mondiale, ha fatto tutti gli sport, anche la savate, eppure è un Thai puro. Io ricordo a Parigi match mitico Sissoko Duarte, grande contestazione, poi ai punti vinse Duarte, una delle poche sconfitte, però Sissoko ha 80-85 kg, imbattibile. Era veramente imbattibile, hai ragione Lino. In effetti ricordo anch'io, del resto proprio in alcuni grandi match, alcune grandi sfide ospitate a Milano a Kickbox Superstar, dove veramente lento, ha combattuto lento. Contro i più grandi. Ah, però. Ovviamente la classe resta sempre, la perizia, l'esperienza, ma il discorso del peso, che non è un peso che naturale. Che ha penalizzato anche Leko, peraltro, no? Leko 90 kg naturale, ieri al peso... è presentato con sulle scarpe, i jeans, non si è neanche spogliato e ha fatto 96-97 kg, mentre Sissoko oltre 100, 101. Segno quindi, esattamente, che si tratta di due strutture fisiche diverse. Ah, il montante diverse. È arrivato. Sì. Bello il low kick di Leko, che raggiunge in pieno Sissoko. Anche Leko si allena in Olanda, tedesco. Sì. Ah, però ha preso... gancio sinistro al mento. E poi dobbiamo ricordare che a questi livelli effettivamente ogni colpo può essere veramente il quello knockout determinante. È sempre dietro l'angolo. Sì, qui, sì, assolutamente. Insomma. Non male, però qui si vede, ecco quello che dicevamo prima, che l'esperienza, la classe, lo stile di Sissoko comunque ci sono. Però sempre. È fermo. Io ricordo un Sissoko con una condizione. Senz'altro più mobile, più veloce. Caricano i colpi, Leko vuole finire con le belle braccia. Queste combinazioni a carica due mani il destro. E no, il montante entra, abbiamo notato, ecco, quindi sì. Leko lo ha capito e cerca gancio sinistro di... montante destro, guardate adesso classica combinazione, sì, ma sempre sì, efficace quasi ride, una sfida, ma c'è poco da ridere. infatti si sono salutati con un gesto quasi di sfida i due al termine di questa prima ripresa, ma dobbiamo riconoscere, non so Lino tu che ne dici, che da questo primo confronto senz'altro Leko ci è sembrato un po' più efficace. La condizione fisica è fondamentale. Peraltro non riesce a mettere le ginocchiate, Sissoko. E questo è abbastanza sorprendente, sì. È vero. Anche perché erano sicuramente una delle armi più efficaci del suo bagaglio. Io pensavo, magari va dentro con le braccia Leko e rischia di incrociarsi qualche ginocchiata. Sì, questa è stata più che altro una spazzata. Sì, però, un colpo con sbilanciamento. Vedete come carica comunque Leko. Peraltro Leko
mento alto. Tra l'altro è strano che l'allenatore di Sissoko, che è molto bravo, Gian Meliani, che vedete fra l'altro adesso di spalle all'angolo, non abbia dato delle istruzioni in merito. Non sta usando le ginocchia. No, e questo è molto strano. Ed è lento. Ehi. Vediamo quindi questa seconda ripresa. Middle entrato, carica tutte le braccia. Stiamo vedendo in tutti questi match l'aspetto fondamentale della kick, ormai 70% le braccia. Sì, questo è vero. Indubbiamente le braccia sono senz'altro molto efficaci e oltretutto, come dicevamo anche prima, comportano un dispendio energetico non alto come quello delle gambe. E quindi soprattutto i pesi massimi Peraltro Sissoko con le gambe e con le ginocchia erano le sue armi migliori. Adesso poi bisogna vedere, è abituato a prendere colpi dagli 80-85, a prenderne dai 90-95. Certamente questo è un dato di fatto molto importante tenere presente, un colpo di un peso super massimo. Bello questo scambio comunque. Attenzione, se Lecco oggi perde si pregiudica la sua carriera. Sì. No, non c'è. Però in questo caso ecco, guardate ancora come una cerchi volta, i montanti, è finito. È in difficoltà. Sissoko. Barcolla. Sì, li ha sentiti. Qui ci dovrebbe essere il conteggio e difatti l'arbitro giustamente sta contando. Mi pare che dall'espressione Sissoko non abbia ormai quella gamba. La ginocchiata adesso al rallentatore credo che possa. Non ha recuperato. Hai visto le gambe che hanno ceduto? Esatto. Non ha ancora recuperato. È in difficoltà. Adesso cerca. Lecco lo ha capito. Combattente, ricordiamoci che non ha mai mollato le ginocchia dove ha usato prima. La scuola è una grande scuola e Sissoko è un grande nome. Sì. Senz'altro farà tutto il possibile per non arrendersi. Ma io spero che riscenda. Categoria perché ha preso destro, montante, questo montante l'ha finito, non poteva tenerlo. Altro conteggio, questo montante questa volta però dice di voler continuare. È anche affaticato proprio, eppure super allenati questi qui. Questa ricerca della categoria, anche nella box non riescono mai dai medio massimi a salire sui massi. È entrato molto efficace e preciso. È entrato, proprio ormai vuole finire col qual destro. È la strada, sì. E basta. Adesso entra il colpaccio o non c'è più niente da fare. Match è veramente in salita in questo momento. Tre riprese poi sono lì, chi più ne ha più ne dà, è finita. Ancora una volta il destro. Tutto il destro, montante. Molto preciso al netto. Basta. Un altro conteggio. È finita. Questo montante. Sorriso amaro sul viso provato di Sissoko. Musa Sissoko, grande campione, Lino, come ricordavi tu. Ma in questo caso, questa sera contro Stefan Lecco non ha potuto fare molto. C'è stata storia. Assolutamente un combattimento molto Lecco, che è anche bravo chiaro. Con le gambe, è andato solo con le braccia. Vabbè, è vero, hanno deciso di esprimersi molto con l'efficacia delle braccia. Strano, Lecco guarda il mento, peraltro sempre alto, cioè pensa solo a mettere i colpi e non alla difesa. Sì, ormai sembrava quasi non temesse più l'avversario, è vero. Infatti spesso le mani basse e il mento alto. Un match molto duro, avete notato anche il tempismo. Grande match. Titolo mondiale Waco Pro. Categoria meno 88 e 600, prima uscita l'angolo blu,